Buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Come potete vedere dalle mie condizioni super indecenti, ho cercato di mettermi al meglio, cioè mi sono cambiato, mi sono fatto i capelli, mi sono fatto la barba per essere un po' più presentabile a voi, perché fare video in condizioni indecenti, visto che sono in sessione, non va bene. Però comunque rimango in condizioni indecenti e quindi sono così. Vabbè, lasciamo stare e non perdiamoci in chiacchiere. Nel mio lamentelo continuo, ma che devo fare? Se in realtà sono in sessione. Non è che posso dire no, non sono in sessione e fare il bello figo, lo sapete. Quando mi lamento, vabbè. Tutto questo avete sicuramente capito dal titolo di cosa parleremo in questo video. Un video frontale, non è un vlog, perché lo sapete, non posso, non ho tempo di fare vlog, anche se vorrei farli. Sono riuscito a fare il video, quello là, che vi lascio qua sopra, sulla mia daily routine, che era una sorta di vlog, quindi andatela a vedere. E oggi comunque parleremo di come superare il test d'accesso al San Raffaele. Il test d'accesso a medicina è un argomento caldo, un argomento che vi può interessare, e quindi ho deciso di ritagliarmi un piccolo spazietto della mia pausa serale tra cena, studio, palestra e tutto il resto che devo fare per portarvi questo video. Prima di tutto però, ragazzi, io vi invito ad iscrivervi al canale, mi raccomando attivando anche la campanella perché YouTube non manda mai le notifiche, e per sicurezza seguitemi anche sul canale Telegram che vi lascio sempre qua in descrizione in sovraimpressione. È fondamentale che mi seguite su tutti i social perché soprattutto sul canale Telegram pubblico quando ritrovo dispense, file, quello che trovo ve lo pubblico. Comunque mando comunicazioni magari quando faccio le dirette su Instagram piuttosto che il video uscito sul canale YouTube, e tutto quello che vi serve lo troverete sul canale Telegram. Non ci perdiamo però in chiacchiere, iniziamo a parlare un po' di come è gestito, come funzionerà quello che è il test San Raffaele. Io ho fatto già altri video su come superare i test d'ingresso, con tanti consigli che comunque vi serviranno per superare questo test. Quindi il mio consiglio, vi lascio la playlist qua sopra, di andarvele a vedere perché trarrete sicuramente degli spunti utili per gestire al meglio il test del San Raffaele, che poi sarà come altri test. Vorrei fare prima di tutto una premessa iniziale. Molte persone dicono: beh, ma io non mi posso permettere il San Raffaele, io non posso studiare in quell'università. E dico: va bene, ci può stare che non tutti avete le disponibilità economiche per permettervi la retta del San Raffaele, che mi pare che è sui 12.000 euro all'anno all'incirca. Però può essere un'occasione per mettervi in gioco, per capire come funziona un test d'ingresso a medicina, se è la prima volta che lo provate, per capire come siete in grado di gestire l'ansia e quindi sostanzialmente farvi le ossa, per poi quando sarà il test della pubblica, che per voi sarà quello fondamentale perché ovviamente avete già scartato a priori le private. Però secondo me è un ottimo banco di prova per mettervi alla prova, per gestirvi al meglio, e quindi secondo me non ha senso perdere tempo e non farlo, piuttosto meglio investire del tempo nello studio della logica, che comunque ritroverete per il test ingresso a medicina pubblico, e comunque capire come funziona un test. Analizziamo però come è strutturato questo test. In sostanza sono 60 domande divise in un'ora, di cui 55 sono domande di logica normale e 5 sono di comprensione del testo in inglese. Ovvero ci sarà un testo scritto in inglese e voi dovete capire quello che c'è scritto, un po' come avviene nel test d'ingresso della pubblica, però in inglese. La caratteristica peculiare è che è un test basato solo ed esclusivamente sulla logica. Ora, un test basato solo ed esclusivamente sulla logica ha dei pro e dei contro. Da una parte, a mio parere, ha bisogno di meno studio perché la logica o si ha o non si ha. Dall'altra, ovviamente, se non si ha, a differenza di un test dove tu puoi studiare la biologia, la fisica, la chimica, in questo caso sì, puoi impararti la logica, puoi studiare qualche trucchetto per risolvere le domande di logica, ma in buona sostanza, a mio parere, ci devi arrivare con l'intuito, ci devi arrivare appunto con la testa. E non ci sono tanti altri scamotaggi di studio. Questo però non vuol dire che voi non potete superare questo test se non ci arrivate con la logica o se siete carenti in logica. Ma comunque con l'impegno e con la giusta determinazione si può superare tutto. Quindi l'impegno è la chiave del successo. E lo dico sempre, ragazzi: impegnatevi. E soprattutto guardate al futuro, perché tutto il lavoro che farete da oggi al test d'ingresso a San Raffaele ve lo ritroverete per le teste della pubblica. Allora, adesso andiamo a vedere da dove prepararsi per cercare di studiare al meglio questo test e prepararsi nel modo migliore. Sicuramente il mio consiglio è di spendere quei 20 euro per fare le simulazioni online sul San Raffaele, perché avete a disposizione l'esatta copia, ovviamente non con le stesse domande, ma l'esatta copia di quello che è il test, che poi andrete ad affrontare a marzo. Quindi sono 20 euro, mi pare, per una tot di simulazioni.
più, ogni stimolazione in più saranno altri 5 euro, una cosa del genere. Quindi secondo me è un buon investimento da fare per poter mettervi in gioco e capire la tipologia di domanda. Inoltre, se volete dei simulatori online, vi consiglio anche quello della Cattolica. Quello della Cattolica, che è un test molto simile alla logica, a quella del San Raffaele, è gratuito purché voi siete iscritti al test ingresso alla Cattolica. Quindi se avete intenzione di provare anche il test alla Cattolica, avrete a disposizione quel simulatore online che potete usufruire sia per la Cattolica che per il San Raffaele. Per quanto riguarda invece i libri che io vi consiglio, allora partiamo dal presupposto che i libri che io consiglio per il test sono questi qua che vi lascio qua sopra. Mi sono trovato bene, però ovviamente trattavano la logica sì, ma non tantissima logica, ero più focalizzate sulle materie scientifiche. Ora, ho parlato un po' con altri ragazzi, mi sono confrontato per voi e ho chiesto in giro quali sono, più o meno secondo altre persone, i test ottimali per studiare la logica. E da quello che è emerso, sostanzialmente l'ArtQuiz e anche l'AlphaTest, però per il San Raffaele, sembrano essere ben strutturati. Prendetele però con le pinze queste cose, nel senso che io non li ho mai aperti sostanzialmente, però molte persone di cui io mi fido e che hanno fatto il test l'anno scorso mi hanno consigliato questi libri, quindi io di riflesso ve li sto consigliando a voi. Fermo restando che secondo me qualsiasi libro voi acquistate, la chiave del successo è fare più test possibile, perché la logica ha bisogno di capire quelli che sono i meccanismi, cioè più domande voi fate, più probabilità avrete di rispondere in modo corretto. E soprattutto, quando voi fate un test, non è che dovete leggere la domanda e dare la vostra risposta, quella che vi sembra più giusta, ma quando è scoppiata la prima guerra mondiale, o la sapete o non la sapete, non è che c'è molto da ragionare. Sulla logica sì, e quindi quando voi fate una domanda di logica è come che studiasse la logica, cioè proprio dovete analizzare punto per punto, capire le negazioni, capire tutte le componenti della struttura della frase, e da quello poi, secondo me, se siete persone intelligenti, riuscirete a capire come si struttura una domanda di logica, che è la chiave poi per il successo e la risoluzione del test. Poi, sempre per il solito discorso, più domande fai meglio è, ho dato un'occhiata sull'App Store per vedere un po' che applicazioni ci sono. Fermo restando che sono delle applicazioni che lasciano il tempo che trovano, quindi non è che mi focalizzerei il mio studio su quelle applicazioni, però che ne so, siamo in giro sul pullman, non sappiamo che fare, facciamo un po' di test con quell'applicazione senza portarci libri. Siamo al bagno, invece che leggere scemenze su Facebook, Instagram, vedere le mie foto, che scherzo, lasciate, vedete le mie foto, lasciate like e commentate. È utile fare queste applicazioni, però io ve ne posso consigliare alcune che ho letto un po' la descrizione e le recensioni. Ma se volete, fatemi sapere sempre nei commenti, se volete me le scaricherò, le analizzerò e poi ci farò una video recensione, mettiamolo così, su queste applicazioni. Intanto, quelle che io ho visto che mi sembrano valide, però ovviamente prendere con le pinze, sono Ofleli, Ammesso e MedQuiz. Queste non sono specifiche per la logica, hanno tante domande di medicina, però secondo me potete trovare qualche spunto utile per fare logica. Comunque mi raccomando, commentate e fatemi sapere se volete un test specifico. Poi quello che vi posso consigliare io è fare una bella ricerca su Google. Su Google si trovano tantissimi file, io adesso ne sto cercando un bel po', li sto mettendo da parte e qualcuno già l'ho trovato coperto da copyright. Quindi ragazzi, se vi condivido queste cose, non divulgatele, perché non potrei nemmeno io divulgarle, me l'hanno mandato così un po' e lo sto facendo per voi perché ci tengo che voi potete trovare degli spunti utili per il test. Quindi di conseguenza ve li lascerò nel canale Telegram. Mi raccomando, non divulgateli più di quanto li stia divulgando io adesso, mi raccomando. Però fatemi anche sapere se volete che vi faccio un video proprio su come rispondere alle domande di logica. Anzi, facciamo ancora meglio, proponetemi gli argomenti di logica che vi sembrano un po' più complessi, che proverò a farci un video. Fermo restando che io la logica, devo dire la più sincera verità, ero portato per le domande di logica, quindi mi veniva semplice e non ho mai strutturato uno studio per cercare di capire i trucchetti. C'erano i trucchetti che mi avevano insegnato quando ho fatto il corso, ma nulla di sconvolgente, nulla di eclatante, nulla di particolare, ma era qualcosa che io ho. Mi veniva naturale, cioè come fare 2 più 2 per me veniva molto naturale, la logica. Infatti il campus, che il test era strutturato con buone domande di logica, ho avuto un buon vantaggio. E niente ragazzi, questa è secondo me la strategia migliore
per superare il test ingresso al San Raffaele. Ragazzi, e lo so che è un titolo un po' clickbait, perdonatemi, ma è normale che devo cercarvi un po' di attrarre per vedere questi video, perché se no YouTube non ti aiuta in nessun modo, quindi spero che non vi abbia dato fastidio. Io vi ringrazio di aver visto questo video, vi invito ad impegnarvi, non sottovalutate il test e sfruttatelo come un banco di prova. Come sempre, vi invito a lasciare un bel like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale attivando la campanella e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi e buona serata, buongiorno, quello che è. Ciao!